Strutture ricettive rinnovate, bike hotel, family hotel, centri wellness, botteghe nei centri storici, cinema e teatri moderni e accoglienti, ma anche nuovi musei d'impresa. Ovvero l'Emilia-Romagna ancora più attrattiva grazie alla valorizzazione dei territori e delle proprie eccellenze. La regione stanzia quasi 15 milioni di euro per progetti innovativi di riqualificazione turistica, commerciale e culturale di imprese emiliano-romagnole, fondi che produrranno oltre 43 milioni di investimenti nei prossimi 2 anni. E lo fa attraverso un unico bando che per la prima volta mette appunto insieme 3 importanti settori come turismo, commercio e cultura. A essere maggiormente premiate saranno quelle in grado di creare nuova occupazione. L'iniziativa, 14 milioni e 894 mila euro l'importo dei finanziamenti, si inserisce nell'ambito del programma operativo PORFEST 2014-2020 e in particolare nell'asse 3 riservato alla competitività delle imprese e del tessuto produttivo. Fra i criteri abbiamo previsto, oltre a quelli diciamo così tradizionali più tecnici, anche un punteggio legato appunto a chi presenta progetti di riqualificazione, legandoli però a un aumento delle unità lavorative. Attraverso questi 15 milioni di euro, di cui 7 milioni e mezzo, quindi la metà per le imprese alberghiere, noi confidiamo che ci sia ovviamente un numero importante di imprenditori alberghieri che, oltre a riqualificare le proprie strutture, ci sia anche il tema di qualificare fortemente l'appeal turistico e quindi la qualità del prodotto e quindi la competitività del nostro sistema turistico.